Echimako. 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 L'arte è bene che non sia legata ad uno schema preciso, ma bisogna che si espande, cioè che non è che uno sia legato al figurativo, all'informale. Io in queste opere che presento, sì, ci sono opere diciamo figurative, ci sono anche opere che si possono definire informali, però in se stesse non sono informali perché si denotano benissimo delle cose, delle immagini, delle storie, ad esempio, questa ad esempio è una natura morta, si vedono il tagliere, la carne, il pane, il coltello, le posate, la tovaglia, può sembrare un informale, ma non è informale, è un figurativo. Quest'altro quadro qui, per esempio, può sembrare diciamo un gioco di colori, ma questo è un balcone che dà sul mare con un fiore, questo è un promontorio, il cielo, questa è l'acqua. Quest'altro qui per esempio si denotano delle figure, una nave, delle immagini, una ciminiera. Io infatti l'ho intitolato così scherzosamente Titanic. Quest'altro invece diciamo sono opere veramente più figurative, cercavo più che altro di giocare con i colori, ma tutti quanti, cercando il contrasto se con i grandi, con i riflessi, anche perché sono sempre stato molto, diciamo, legato all'espressionismo sia tedesco sia danese. Infatti quel quadro lì fa parte, primo, fa parte di un ciclo di opere degli anni 80, sulla loro presenza. Questi altri invece, per esempio questo è un figurativo perché raffigura un Sette Bello nella stazione di Milano, però come è fatto diciamo è un gioco di colori, cioè pure quest'altro è un paesaggio, sono sempre giochi di colori, non, nulla di ben definito, anche perché io nel figurativo mi piace non definire bene l'immagine, bensì lasciarla un pochino libera, sciolta,